Video. Io sono l'Ale e niente, spero che inizi a registrare da qualche parte. Vediamo un po'. Bitrate sta morto ed è un periodo, cioè, un periodo un po' strano. L'anno è iniziato con malumori, liti, eccetera, ma non da parte mia, da gente che c'è vicino. Io però non ho fatto nulla, per cui io li guardo un po' stranista, sperando di non essere coinvolta. Comunque, è tutto molto strano, tutto molto strano, però. Vediamo un po' se adesso riesco a mettere la luce come voglio io, perché mi piacerebbe che mi si veda un po' in modo decente. Perché ho purtroppo la luce di destra che è molto più fievole e diversa dalla luce di sinistra, però se mi si vede è molto meglio. Oggi sono in ritardo, strano, non mi succede mai. Perdonatemi, un ritardo di 54 minuti praticamente, un ritardo da VIP. Mi chiedo scusa. Purtroppo non si è fatto apposta, ma ero immersa nella lettura di qualcosa, poi stavo cercando di farmi passare un certo svergolamento di balle, che spero mi passi, tanto me ne farò una ragione. Comunque, ringrazio 100 The Matching che mi ha suggerito il tema di oggi, perché altrimenti avrei detto nel tema di oggi sono depressa, sono depressa, sono disperata, voglio piangere, sbatto la testa contro il muro, eccetera, eccetera. Invece no. Secondo la Commissione europea, parrebbe che l'energia nucleare fosse una fonte sostenibile di energia. E qui c'è un piccolissimo problema, no? Perché la Francia produce energia elettrica attraverso il nucleare, proprio a manetta. Invece la Germania sta spegnendo sempre più nucleare possibile, utilizzando le fonti rinnovabili prima più possibile. Per cui ci si chiede cosa faremo, tra l'altro. Le voci circolavano ormai da mesi e le dichiarazioni ufficiali di Bruxelles le hanno confermate. La Commissione europea ha deciso di includere all'interno delle risorse ritenute come sostenibili anche l'energia nucleare e il gas naturale. Una scelta chiave per la politica energetica dei prossimi decenni e quindi anche in chiave geopolitica, oltre che economica e ambientale. Ciao. Il 70% dell'energia francese è nucleare, me ne sono accorta, cioè, tipo, sono tipo, penso i primi in Europa perché cioè, c'è un grafico che fa paura. Questo link di cui vi sto parlando, se vi fidate di me, non sono un hacker, potete aprire i link. Quindi, prendendo in considerazione i consigli della comunità scientifica, l'attuale progetto tecnologico, così come le sfide legate alla transizione tra Paesi membri, la Commissione europea ritiene che vi sia un ruolo per il gas naturale e il nucleare come mezzi per facilitare la transizione verso un futuro guidato dalle risorse rinnovabili. Il problema è come lo smaltiremo, come smaltiremo i rifiuti nucleari. Ecco. Poi hanno messo dei vari tetti di via libera ufficiale, documenti raccolti da importanti testate internazionali come il Financial Times. La Commissione avrebbe anche precisato che le centrali nucleari, per essere ritenute sostenibili, dovevano ricevere una rassicurazione da parte degli Stati membri. Gli impianti saranno accettati se verrà garantito che non provocheranno danni significativi all'ambiente, specialmente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi. Il problema è che se gli arriva uno tsunami, come faremo, no? O un terremoto senza andare negli tsunami? Perché non abbiamo. Sì, l'Atlantico c'è comunque come oceano, adesso che ci penso.
È quindi plausibile che la Commissione europea inserirà una serie di criteri e protocolli da rispettare affinché le centrali nucleari possano ricevere il nulla osta definitivo. Esiste un processo di riduzione delle scorie e utilizzo come esempio e riutilizzo come per esempio carburante per sottomarini nucleari. Ho capito, però io mi ricordo di un sacco di barili messi sottoterra, non troppo distanti da qui, sono sempre in Germania in realtà. E sono lì che attendono sottoterra. Dobbiamo confidare in quel caso. Cioè, la cosa si fa un pochettino avventurosa. Un tetto per le centrali a gas. Sul fronte del gas naturale, invece, dovrebbe essere imposto un criterio già ben definito da parte delle autorità. Le centrali dovranno operare producendo un'energia elettrica emettendo meno di 270 grammi di anidride carbonica per kilowatt. Un tetto sotto il quale le centrali termoelettriche saranno accettate e non colpite da eventuali penalità o normative in favore della transizione green. Comunque, boh, mi chiedo come, cioè, mi piacerebbe parlare con un francese senza litigarci, anche se in questo periodo, cioè, almeno io sono stata abbastanza pacifica, però vedo che la gente si scanna. Sono in alcuni gruppi e la gente veramente sta festeggiando il giorno dopo, pochi giorni dopo Capodanno, prendendosi a pugni. E non so, nervosismo. Quindi vabbè, io in questi gruppi non dico niente, fate voi, io ho già troppi problemi di mio. Mi piacerebbe però parlare con un francese, uno molto calmo, un angelo, e chiedergli se sono tutti d'accordo con il nucleare in francese, perché boh, non lo so. Qua in Germania mi sembra che non vedono l'ora di liberarsene. Il 1 gennaio, il giorno in cui la Commissione europea ha aperto le porte alla scissione dell'atomo, la Germania ha spento definitivamente 3 delle 6 centrali nucleari ancora attive sul proprio territorio. Infatti, questo fa parte in realtà di un piano. Mi sembra che in pochi anni ne vogliono spegnere quasi tutte. Berlino continua sulla propria strada, che prevede un mix energetico basato in primis sul rinnovabile, supportato dal gas naturale. Entra in quest'ottica la creazione del Nord Stream 2, sebbene sia bloccato per questioni legali. La Germania punta infatti a soddisfare circa l'80% della sua domanda di energia grazie alle fonti rinnovabili entro il 2030. Secondo i dati raccolti da Reuters, i 6 impianti nucleari tedeschi nel 2021 hanno generato circa il 12% dell'energia, contro il 28% del carbone, il 41% delle fonti rinnovabili e il 15% naturale. Beh, pian pianino stiamo migliorando, dai. Comunque, ho letto che hanno. A proposito di cose rinnovabili, ho sentito dire che l'Elon nazionale sta diventando l'uomo, è diventato anzi l'uomo più ricco del mondo, ha passato il Bezos, quindi complimenti al mio Elon. Quando vuoi uscire con me, telefonami, sono bruttissima, però ho qualcosa in comune con te. Sono ingegnere pure io. Tu sei l'ingegnere più di successo del mondo e io sono l'ingegnere con meno successo del mondo. Dobbiamo assolutamente incontrarci. Questa cosa per cui gli estremi si attraggono, cioè io conto su questa cosa. In più tu sei tanto bello alto, biondo con gli occhi azzurri, io invece sono bruttina, bassa e neruccia, scura. Questo è tinto, quello che sembra più chiaro è tutto tinto. Quindi dobbiamo assolutamente conoscerci, Elon. Perdonatemi. Erano 52 anni fa le centrali nucleari tedesche attive. E quindi ne hanno tagliate. Sì, però Elon non può togliere il suo capitale in quote dalla società. O le cede tutte, o tutto crolla. E la società va giù. No, ma Elon, dopo aver conosciuto me, no, manderò in rovina anche lui, non ti preoccupare. Non importa quanto un uomo sia di successo, io posso rovinare tutto.
lo convincerò a vendere tutto e a ritirarsi a vita privata, no? Vediamo un po'. Gli dirò, dai, Elon, la vita è bella, svegliati. Niente, così lui si incavolerà da morire con me. Ich fürchte, ich muss erst noch den Hund föhnen, die Kinder abschminken und das LSD ernten. Sonst hätte ich es natürlich gern gemacht. Niente, mi ripeterà questa cosa. Io ho già esperienza di venire rovinato. Ma tu non sei Elon, cioè, riuscire a distruggere tutti i soldi di Elon sarebbe essere l'impresa più grandiosa della mia sfiga, cioè. Aspetta, andiamo a vedere il capitale di Elon Musk. Che poi di mio non vorrei una lira sua, anche se nessuno mi chiederà mai. Ma tu potresti deporre a mio favore perché hai visto che il tizio che mi ha dato 5 dollari io glieli volevo restituire. Era solo io volevo farmi passare 5 dollari, in realtà soltanto per vedere se il sistema funzionasse. E niente, ha funzionato. E sono contenta. Elon Musk è l'uomo più ricco del 2021. Quindi complimenti a Elon, cioè sei partito dal Sudafrica che non avevi niente. Sì, diciamo che quest'anno gli è andata a carte 48 anche l'ennesima storia sentimentale, per cui cioè Elon per me va bene anche cioè, nel caso io diventassi single e penso che dopo questo video cioè, verrò lasciata, credo. Nel caso io venga lasciata Elon, ci facciamo anche un'avventura. A me non me ne frega un cazzo dei tuoi soldi. Io più che altro sono affascinata dalla tua testa. E ci facciamo un'avventura, poi io non ti rompo più il cazzo tutta la vita, no? Devi fare una startup come PayPal per gu e guadagnarlo. Guarda, lasciamo perdere che non. Che mi sto anche per. Mi sto, in questo periodo che è bellissimo per me, mi sto anche pentendo delle poche idee che ho avuto e che ho realizzato. Mi sto pentendo di questo e mi sto dicendo, ma perché cazzo l'ho fatto? Non è esattamente un bel periodo. Elon Musk è l'uomo più ricco del 2021. La pandemia aumenta il divario economico. Noi abbiamo Elon Musk. Poi abbiamo Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates è il quarto, poverino, eh. Larry Page, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Steve Ballmer, Warren Buffett e Larry Ellison. Comunque, salutiamo l'unico francese che c'è in questa lista e cioè, gli auguriamo il meglio perché se tutti gli altri sono degli Stati Uniti è un po' noiosa la cosa. Secondo me il Bill è un po' perso così la forma da quando ha divorziato dalla moglie. Ma perché ti penti del libro, Ale? Ma perché. Cioè, al di là di tutto, ma tu non hai idea degli insulti che mi sono presa. C'è stato un tipo che mi ha fatto una ventina di, o una trentina di video contro per un libro che poi è stato solo poi un tentativo. Io volevo pagarmi delle ripetizioni. Ho detto, magari se non ho tanti soldi, se ho finito i soldi, quel libro lì mi potrebbe dare, che ne so. Quella cinquantina di euro che ti levano dai casini, no? Era così che l'avevo pensato io, non è che avessi pensato che chissà che cosa. Poi uno non lo sa mai, certo che uno spera, spera e non spera, nel senso che cioè, lo sappiamo cosa vuol dire pubblicare senza un editore. Però sono successe delle cose assurde. La gente si è proprio divertita a massacrarmi in tutti i modi, ma poi non è mai finita, nel senso, e quindi sale lo scazzo.
Cioè, se lo scazzo del tipo, se ne pubblico un altro, non è che posso trovarmi un editore perché non sono un politico, non sono famosa, non sono la Ferragni. Cosa succede? Me lo fottono di nuovo? Facciamo un ragionamento. Se Elon si dilapidasse tutto il suo capitale monetario in materie prime come rame, esempio, distorcerebbe il mercato intero. Sì, va bene. A me non cambierebbe niente, sarei sempre nella merda. Però salutiamo Elon, cioè comunque complimenti a Elon, cioè pochi anni fa stava per mandare in bancarotta tutto, stava per finire i soldi, adesso è diventato il più ricco del mondo, cioè. E bravo Elon, altro che io sono invidioso, io faccio complimenti anche a tutta la lista dei 10. Bravo Elon, Jeff mi sta un po' sul culo, devo ammetterlo, Bernard va benissimo, Bill, ok, Larry Page, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Steve Ballmer, Warren Buffett, Larry Ellison, complimenti. L'unico che mi sta sul culo è Jeff Bezos, ma perché ho un odio per Amazon che ogni tanto mi stoppa le vendite del libro. Ogni tanto il mio libro non è più disponibile su Amazon, decidono a cazzo. Per cui mi stai un po' sul culo, perché se la smetti di fare questi giochini di potere, togliermi il mio libro, ti ringrazio, stronzo. Ma senza rancore, eh? Cioè, il fatto che tu sia stronzo è un dato di fatto. Sarebbe stato meglio pubblicare a puntate su una settimanale, in forma anonima, protetta da un editore. Sarebbe stato differente. Sì, adesso tutti mi arrivano a dare consigli, però quando dovevo pubblicare non c'era nessuno, eh. Comunque, vabbè, se qualcuno per pietà, per consolarmi, vuole comprare il mio libro, lo ringrazio, anche se non avrei dovuto dire per pietà, no? Mi stanno un po' cadendo i coglioni. Comunque, lo trovate su Amazon, si chiama Scale Cristallo. L'ho fatto anche tradurre in lingua straniera, per cui se studiate lingue magari potete esercitarvi un po'. Ovviamente siete liberissimi di non farlo, di non comprarlo e di avere idee diverse dalle mie. Basta che non cercate di rovinarmi la vita con questo, perché vi assicuro, sono già brava a rovinarmi la vita da sola. Questo è proprio come iniziare l'anno in forma smagliante, no? Bestemmiando praticamente. No, la prima bestemmia è partita proprio il primo. Sì, proprio il primo ero già così. Che mi ha fatto incazzare, però non Amazon, ma mi ha fatto incazzare YouTube. Ma sì, poi, cioè, voglio dire, non è che ho scritto un trattato scientifico, cioè, ho scritto articoli scientifici, ma non ho la capacità di scrivere un libro scientifico su cose che penso io, su mie teorie, che cosa, non mi ci metto neanche. Era una cosa che ho provato così, un horror fantasy, qualcuno che l'ha letto, gli è piaciuto. Non era il caso di far succedere tutto il casino che è successo tra video contro tutto il resto, perché io comunque, se un libro non mi piace, magari non lo finisco, ma non rompo il cazzo a chi ha scritto il libro. Non era proprio il caso che succedesse tutto questo, non lo so perché sia successo, non riesco a capire i motivi di tutta questa cattiveria. Però tanto ormai è andata. Peggio di così non poteva andare. Ho proprio tanti tanti dubbi se far uscire un secondo libro. Cioè, anche perché questo secondo libro qua, innanzitutto rischio una denuncia perché sarà un libro in cui io testimonio tutto quello che è successo con un prete, per cui già lì la rischio. Se poi va bene, questo libro quasi mi sono rientrati i soldi che ci ho speso, va bene, sono contenta. Però se per non buttare via soldi, non andare in perdita, diciamo, devo farmi riempire sempre costantemente di insulti, non penso che sia una cosa giusta da fare a se stessi, ecco, anche per senso del rispetto verso se stessi. Un po' di amor proprio ce l'ho pure io. Il problema è che pubblicare su un settimanale bisogna avere chi te lo fa, chi ti permette di pubblicarlo. Non tengo di nero, quindi tengo il bisogno di avere il deretano che ha avuto Elon Musk negli ultimi anni con i soldi, ecco.
Elon Musk è l'uomo più ricco del 2021, il CEO di Tesla Motors, eletto da People, persona dell'anno, e eletto da me anche uomo più bello del mondo, riesce in un'impresa quasi impossibile, ovvero aumentare il proprio patrimonio nel secondo anno di pippa pandemia e mantenere così il primo posto nella classifica redatta da Bloomberg Billionaire Index. Ma perché non fanno entrare anche me in quella cosa? I 500 uomini presenti nell'elenco detengono un patrimonio complessivo di 8.400 miliardi di dollari, più del PIL di ogni paese al mondo, ad eccezione di Cina e Stati Uniti. Praticamente Elon ha i soldi per una nazione. Anche più di una. Musk in particolare possiede 270 miliardi di dollari, il maggior livello di ricchezza mai raggiunto nell'età moderna, al netto dell'inflazione. Completano il podio Jeff Bezos, che penso si sia lasciato con la moglie, quindi verrà pelato, penso, patron di Amazon, Bertrand Arnault, imprenditore francese proprietario del marchio di lusso LVMH. Sono talmente ignorante che non so cosa sia, quindi per favore, no, io ti adoro perché sei francese e sei uno che si fa vedere nella lista, si sa, io amo le eccezioni. Quarto, Bill Gates, che scende in classifica a causa del divorzio milionario dalla moglie. Avevo ragione, cazzo, la moglie lo sta spelando. Gente. Elon Musk ha rischiato soldi prestati, non suoi, in una cosa rischiosa che si chiama innovazione. Però, minchia, Elon, ti presto 5 euro, è il massimo che posso fare, ma te li presto molto volentieri, perché io posso anche aspettare 10 anni e poi tu mi dai indietro 5 miliardi, quindi va benissimo. Anzi, io mi accontento anche di 5 milioni, guarda, sono buonissime. Io non ti prego, tirami fuori dai casini. Conosci l'economista Schumpeter? Impresa uguale a rischio di impresa. Sono un po' ignorante, mi fai un riassuntino che magari poi dopo mi serve per l'esame, ti ringrazio. I 500 più ricchi del mondo, complice l'aumento di moltissimi beni e servizi, dalle criptovalute agli immobili fino alle materie prime, hanno aggiunto al proprio patrimonio più di 1.000 miliardi di dollari. Che rotti in culo! Ma cosa ve ne fate di tutti questi soldi? Guardate che poi, no? Diventate gli uomini più ricchi del cimitero una volta che ve ne andate, quindi donate le vostre cose. Sempre nel corso del 2021, però, sono però aumentate le persone che vivono alle soglie dell'estrema povertà, circa 150 milioni. Ci sarò anch'io, penso, non lo so. Secondo Bloomberg, è la prima volta nella storia che i primi 10 super ricchi possiedono un capitale personale che supera i 100 miliardi di dollari. Dovrebbero un po' vergognarsi, però, iniziano a farmi un po' schifo. Vabbè. A parte Elon, che vabbè, lo perdono per altri motivi. Uno dei fattori che ha permesso questa crescita esponenziale è stata la continua e aumentata richiesta di hardware e piattaforme per la comunicazione e le attività a distanza. Bene, 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 bene. Quindi vuol dire che sto nel business giusto. Basta che mi invento una piattaforma e poi anch'io divento miliardario. 8 dei 10 miliardi, infatti, sono imprenditori nel campo della tecnologia. Ad esclusione di Arnault, le prime 10 posizioni sono occupate tutte da americani, infatti. Per la Cina, infatti, è stato l'anno peggiore da quando la nazione è stata inserita nella classifica di Bloomberg. Boh, mi spiace. Complice la politica di prosperità condivisa promossa dal governo. Sono rotte il cazzo di dare continuamente soldi a gente che è schifosamente ricca. Sono invece 6 gli italiani presenti nell'elenco. Giovanni Ferrero, che salutiamo. Ciao! E famiglia al 37esimo posto, cioè quello che producete voi è veramente buono, quindi i miei saluti dal cuore proprio.
Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, 39esimo posto. Paolo Rocco Famiglia, CEO del gruppo Technint, 204esimo. Silvio Berlusconi, ex cavaliere, lo salutiamo, 152 anni. Muccia Prada, 477. E infine Patrizio Bertellis, CEO di Prada, 700, se, no, 479esimo posto. Sì. L'impresa rischia dando alla società un contributo di innovazione. Tra i più innovativi, però, pochi hanno la fortuna di ottenere la fiducia di chi finanzia. Grazie a questo processo, la società intera migliora. Elon, se mi senti, io ho questa proposta. Più di 5 euro non te li posso dare, però te li do con amore. Guarda, tu falli fruttare come sai fare e poi mi dai i soldi indietro anche fra 10 anni, non ti preoccupare, tanto tu ce la fai benissimo a darmi qualche scargliolata di milione. Io poi, guarda, non rompo più le scatole, non faccio neanche più video dove dichiaro tutto il mio amore per te, non ti rompo più le scatole, giuro, sparisco, anzi con quei soldi io proprio chiudo tutte le piattaforme, non mi vedete più sul web, non ci sono più neanche su Facebook, non mi vedete più, cancello tutto, chiudo. E vado, mi ritiro a vita super privata, non privata. In caso contrario, dovrebbero costruire monopoli e sarebbe libero mercato. Ma verrebbe sottratto. Scusa. In caso contrario, dovrebbero costruire monopoli e non sarebbe libero mercato, ma avrebbe ostacoli all'ingresso per gli altri. Al limite, potrebbe diventare un oligopolio se ne arrivano degli altri. Costituire. Costituire, scusami. NASA pronta la nuova missione per intercettare un asteroide diretto verso la Terra. SpaceX Falcon 9. Decollato il razzo di Elon Musk con 4 civili a bordo. Salutiamo i 4 civili a bordo della navicella di Elon Musk. Elon Musk annuncia: entro l'anno i primi test con il chip nel cervello umano. Ecco, Elon non mi sparafalasciare il cervello che già è messo male di suo, eh. Super riassunto, grazie. E quindi questa qui è la teoria del tipo su del Sean Peter. Entro quest'anno inizieremo i test per impiantare il modulo Neuralink nel cervello umano. La dichiarazione di Elon Musk ha risvolti inquietanti, ma anche un valore scientifico che potrebbe beneficiare a persone con gravissime malattie. Sì, ma non mi puoi sparafelesciare il cervello, mi incazzo se no, eh? Secondo Musk, presto sarà possibile curare molte forme di depressione e ridare una vita migliore a chi ha subito danni neurologici. Elon, ascoltami una cosa, eh? Io sono già depressa e esaurita così. Non è che tu magari mi fai quella roba lì, che sembra tanto bello, che mi cura la depressione per un anno, poi dopo ti rompi il cazzo perché sono troppo ottimista e mi fai fuori, cioè mi dici sì, suicidati pure, cazzi tuoi. Non è. Il modulo Neuralink potrebbe aiutare a curare anche l'Alzheimer. No, secondo me una cosa che aiuta a curare l'Alzheimer ed è documentato sono le canne. La cannabis, parliamo della cannabis. Ecco, per quanto riguarda me, diciamo che un pochetto a uso personale in Repubblica Ceca era legale, per cui non mi venite a rompere i coglioni e mi drogo. Inoltre, sono 7 anni che non mi faccio una canna. Adesso inizio a parlare come quelli del film Il Ciclone. Comunque, ho smesso perché praticamente, come dire, poi le lezioni di statistica non mi erano più così chiare. Curare anche l'Alzheimer e le lesioni al midollo spinale.
donando ai pazienti la possibilità di tornare ad una vita normale. Sì, ma tu sei partito con buoni propositi, in non caro, però mi fai un po' paura. Alberto San Giovanni Vincentelli, pioniere della ricerca sui circuiti integrati, ha dichiarato che i chip impiantati nel cervello sono una realtà sperimentata con successo in ambito biomedicale. Pensiamo a quelli usati per stimolazione cerebrale nei malati di Parkinson e Alzheimer, oppure quelli che consentono ai pazienti paralizzati di muovere arti robotici, conclude Vincentelli. La radice dell'idea è quella di essere sempre connessi ad internet attraverso un chip impiantato nel cervello che permette di comunicare solo con la forza del pensiero. Inizia un pochino a farmi paura, Lino, eh? Sali su un razzo, rallentiamo la tua malattia. Potremmo nel frattempo trovare il rimedio. Io voglio la mia depressione. Voglio i miei risultati, poi mi rallegrerò. Io ho bisogno di tornare nel 2003, così posso tornare a casa mia. Ma non si può tornare indietro. Sai che non ti riesco bene a seguire, mi puoi mettere tutte le cose assieme? Oppure scrivermi in privato, se è una cosa che non vuoi far sapere a nessuno. Io vorrei veramente tornare nel 2003, ma per altri motivi. Perché almeno ho mia nonna da godermi per altri 8 anni, almeno. Anzi, per altri 12 anni. E le direi che le voglio tanto bene, che mi manca. Ma meglio non pensarci perché mi butto dalla finestra, veramente. Elon Musk e la startup Neuralink. La startup Neuralink ha chiesto da tempo alla Food and Drug Administration, l'ente governativo che regola i prodotti alimentari e farmaceutici, il permesso di impiantare nella mente umana il modulo. Ok, Elon, senti, facciamo una cosa. Se tu mi dai una scarrellata di miliardi, io ti lascio sparaflesciare il cervello. Dopo però voglio un fotomodello al giorno da farmi. In più un sacco di soldi. Però puoi fare del mio cervello cosa vuoi. Tanto è fottuto. Tanto. Io ci ho provato ad usarlo. I risultati? Ah sì, sei intelligente una volta. Poi ti dicono un sacco di insulti. E devi avere quattro lavori per sbancare il lunario. E mi sono un po' rotta il cazzo. L'impianto viene realizzato da un robot assemblato da tecnici di Neuralink e che oggi si apprestano a portare le sue tecnologie nel mercato. Il CEO di Tesla e SpaceX ha annunciato che le sperimentazioni della tecnologia Neuralink sugli esseri umani potrebbero iniziare entro quest'anno. Benissimo, dai, sparaflashami il cervello, Musk. Musk ha pubblicato anche un messaggio sulle opportunità di lavoro presso l'azienda, precisando che chi è interessato a lavorare per Neuralink potrà essere chiamato a lavorare nella sede della Bay Area dell'azienda o in quella di Austin, dove per punizione, se non fa il bravo, gli verrà sparaflesciato il cervello. Benissimo. E che? È molto che cerco, ma solo nel futuro si può viaggiare. Ah, quindi te dici che tornare nel passato non si può. Vabbè. Ma più che altro a me piacerebbe che Elon Musk si dedicasse ad altre cose, tipo ci desse la possibilità di parlare con i defunti. Ho delle cose da chiedere a diverse persone, non posso e mi fa girare le balle sta cosa. Quindi o mi do a sedute spiritiche, ma c'ho troppa paura. Cioè, del tipo che quello inizia a essere. Una di noi inizia a essere impossessata da un demone con la tavola Ouija, come cazzo si chiama.
Io mi fotto di paura. Comunque, le mie pull su YouTube continuano. Dove mi consigliereste di viaggiare? E vi ho dato Baviera, Repubblica Ceca, Francia, Finlandia, Svezia. A voi il voto. Nessuno ha votato ancora Repubblica Ceca, ragazzi. Io cerco, ma proprio nel passato no. Ma sei detto prima che volevi tornare nel 2003 a casa tua? Film solari di Tchaikovsky. Me lo devo guardare. Oggi ho guardato un film in ceco che faceva morire dal ridere di un tizio che cercava di rapinare una banca e faceva dei discorsi assurdi per cercare di rapinare questa banca. Stavano nel caveau tutto il tempo. Comunque, volevo tornare, ma non ci riesco. No, io sono dell'idea che appena finisco questa cazzo di scuola, cioè, secondo me inizierò a fare carte, tarocchi, tavola Ouija, maledizioni. Inizierò a fare quei video dove brucio la candela nera, no? Sono un po' disperata. Comunque, ecco, potrei fare per domani, no? Un'altra pool dove chiedo cosa mi consigliereste di fare una volta finita la scuola. Spero che succeda il prima possibile perché, boh, non sembra non finire mai. Quando finisci la scuola? Non lo so e non lo voglio neanche pensarci, quindi non chiedetemi la data, inizio a mordere. Tipo di hobby devo usare, devo iniziare per quando tutti i popoli che hanno il culto degli antenati vogliono parlare con i defunti. E io ho il culto degli antenati. Non è che sono un popolo. Quando finisci la scuola, acquisto un capannone industriale vuoto, non avessi soldi. Lì potrei affittare oppure lavorarci. Sì, lavorarci è cosa? Io sarei contenta di affittarmi tipo o un igloo, che è una casa che mi posso permettere, oppure tipo queste case tipo fatte dagli indiani con i rami, no? E ci mettono poi le pelli degli animali cacciati. Quelli potrei riuscire a pagarmeli. Queste due. Il problema è quando si scioglie, almeno per l'igloo, per quando si sciolgono i ghiacci, lì so cazzi perché resti a dormire sotto la luna in modo molto romantico, dai. Lì potrai affittarci oppure lavorarci. Studia gli esoscheletri. Sono un ottimo campo produttivo. Ma tipo per le persone che non possono muoversi? Io ho fatto un'intervista ad un mio amico. Non posso dire per privacy chi sia, ma c'è un mio amico che se ne occupa, solo che lui è un genio, io non capisco un cazzo. Cioè, se dovessimo fare un progetto assieme mi prende a pugni in testa ed ha ragione. Solaris sarà mai a disposizione in italiano? Perché lo vedo in francese, io non parlo francese, cazzo. O in inglese, no. Queste attenzioni sono sottotitoli in cinese.
No, aspetta, in russo. Kino. Attenzione, collezione di cinematografica di Mosca o qualcosa del genere. Anche per chi non si può muovere, ma anche per attività civili oppure militari. Sì, infatti, lui lo faceva per se stesso in realtà. Hanno capacità di sollevamento notevoli. Niente, andrò a rompere le scatole a tutti i miei amici, no? Se hanno delle idee imprenditoriali, io sono una persona flessibile, questo sì, però non capisco un cazzo di niente in quasi tutte le i campi della tecnica. Sono una appassionata, ma non vuol dire che io sia portata. Facendo qua su LinkedIn, sono tutti impazziti. L'anno nuovo fa impazzire la gente. Vai alla Boston Dynamics negli States, fai domanda lì, finito il diploma. Studia gli algoritmi per le AI, Artificial Intelligence. E non lo so se ho tanta voglia di andare in America, visto considerato che ho una malattia cronica. Se non ho l'assicurazione sanitaria, praticamente posso andare a donare il rene. Poi soprattutto non mi piace l'idea che qualcuno mi dica: ah, vai qui, vai lì, vai là. No, ma non per te, non sono arrabbiata con te, tu sai la storia. Gente che inizia a dirmi: tornate in Italia, fai questo, fai quest'altro, come se andare da un paese all'altro fosse una cosa facile. E non lamentare! Mica, due coglioni, cioè proprio paternalismo allo stato puro, no? Non fare questo, non fare quest'altro. Non rompere i coglioni! Poi, tra l'altro, tutta gente a cui non avevo chiesto niente. Cioè, io ero lì così, ma chi ti ha chiesto qualcosa? Ti ho chiesto un consiglio? No, allora stai zitto e fatti i cazzi tuoi. Così. Non so, non ho mai trovato nessuno che gli avesse detto: ma senti, ma vai in Mona, va? Capisci di data mining? Direi proprio di no. Ho questi due blog da cui uno poi si può ottenere Bitcoin, però praticamente il ricavato di uno l'ho regalato al mio ragazzo perché gli dovevo dei soldi, per cui è stato un modo per ripagarlo. E l'altro ci sto ancora lavorando perché comunque non ce l'ho da così tanto tempo. E quando ci farò abbastanza soldi, quando le quotazioni saranno come dico io, almeno per il secondo mi prenderò i soldi finalmente. Però è un progetto a lunga durata e quindi magari i soldi me li prendo fra 10 anni. Però, cioè, di più non voglio dire perché sono successi troppi casini. Non voglio dire, quindi per favore non farmi più altre domande sul data mining perché non voglio parlare prima del tempo. E poi perché già mi hanno rubato il libro e va bene così, cioè. Per i soldi sono stata già abbastanza male. Poi comunque sia, così. Questo è dedicato agli italiani che mi vorrebbero a casa dalla mamma a fare la mammona, no? Dopo che sono 15 anni che sono all'estero, sono io la mammona con mia mamma che comunque non ha avuto grandi problemi di salute, quindi non è più tempo di essere mammoni, al limite sarei io che dovrei prendermi cura di lei. Ma ho avuto problemi con i soldi negli ultimi 15 anni, quindi se mi odiate, diciamo che
Ho dato 15 anni di galera, come se avessi fatto 15 anni di galera e non ho ancora ucciso nessuno, per cui diciamo che l'ho già pagata abbastanza, spero, cioè ho già dato quanto a sofferenza. Chiudiamo questa dolorosissima parentesi e andiamo oltre. Io ti ho detto solamente le cose che amerei fare io, ma niente di che. Per favore, l'unica cosa, non chiedermi più di data mining, perché poi non tu, ma altri rompono le balle e io voglio andare avanti con la mia vita senza avere domanda posso fare? Hai delle domande che posso fare domani o nei prossimi giorni? Questa è la prima hobby. Poi non ti ho mai chiesto che lavoro fai, se posso saperlo. Collabori con Elon. Ah, io sono uno che fa 44 lavori per campare, sono nel settore elettrotecnico. Ok. Ah sì, ma non è che devi rispondermi, cioè, puoi tenere i tuoi segreti tranquillamente. Che bello, sto guardandomi delle cose. Ma faccio dire altre cose durante. La domotica è un settore affascinante. La domotica è un settore affascinante. Sì, mi chiedo come vada adesso che è tutto in crisi, però. Non ricevo più due. Perché non mi funzionano i link quando li apro?
Sono qua che bevo una birra. Ah, ok. Trinca, trinca. Nel frattempo, io vado a vedermi i dati dell'Europa. Secondo me, non so, ho delle buone idee sull'Europa. Magari del Pippo. Adesso ne stiamo soffrendo, ma ce ne liberiamo per primi. Speriamo. Che cosa dici? Sì, fra un po' me ne vado perché devo fare un paio di cosette. Interessante che in alcuni posti in Asia sta scoppiando adesso il Pipa virus, tipo in Vietnam. Come utilizzare i soldi del recovery fund con startup interessanti sull'energetico? Eh sì, ma mettiti in affari con me. Tu apriamo una ditta, no? Una Kommanditgesellschaft, dove praticamente tu metti anche il patrimonio personale. Io rischio soltanto il patrimonio della ditta e andrà tutto benissimo. Sono sicura che sarai molto contento di lavorare con me. Fip! Posto che io mi ricordi come funzionano queste KG tedesche. Queste Kommanditgesellschaft o Kommanditgesellschaft, non mi ricordo mai come si chiama. Mi hai fatto sorridere, vedi, con la depressione ce ne vuole per farti sorridere. Guarda, ti porto pure la Ciulbi, che ti sta osservando in modo strano perché tu hai detto che volevi la tua depressione. E anche lei le piace molto Elon Musk perché vola come lei. Non è che vola come te, no, lo so, no, non vola come te. Però fa volare gli oggetti e la cosa già le piace. Giulia! No, lei sostiene che Elisa è ancora più bella di lei. La sua nipote. Ciulbi è la cosa più bella del mondo, eh sì. Lei sostiene di essere più bella di me. Effettivamente come sorriso sei messa meglio, con i denti. Ne portiamo fuori in gita entrambe. Ma lei sa come fare i soldi a differenza mia, solo che non dice niente. Sta criminale. Quindi niente, ti ho fatto sorridere, ti ho fatto innamorare della Ciulbi, ecco, e adesso devo andare. Mi raccomando, gente, comportatevi bene, mangiate quello che volete, anche le verdure. E niente, non bestemmiate come me, calmatevi. Ecco solo questo. Un bacio a tutti e ci sentiamo. Ciao!